che lui era arrabbiato come lo eravamo noi per questa partita e voleva sapere che cosa noi sentivamo, che cosa era successo nel momento in cui siamo scesi in campo, che ci ha bloccato. Tutti abbiamo parlato, abbiamo espresso la nostra opinione ed eravamo tutte della stessa opinione, cioè che qualcuna era troppo nervosa o sentiva troppo il peso della partita, altre invece, a differenza di queste, erano più rilassate, cioè sembrava più un'amichevole, diciamo, che una partita vera di campionato del mondo. Quindi sicuramente un problema di atteggiamento per tutte quante. E lui ha condiviso la nostra opinione e quindi proprio per questo non abbiamo messo in discussione le nostre capacità tecniche e tattiche, ma esclusivamente il nostro atteggiamento, il nostro approccio a questa partita. Sente che è arrabbiato, ma non lo dimostra con o la voce alta o con delle parole che possono risultare forti. Sicuramente se sai di essere in difetto fa più male così che non la voce grossa, forse perché con la voce grossa uno non ascolta e riesce a passarci sopra, invece così si ascolta molto di più. Abbiamo perso un'occasione d'oro sicuramente, cioè ci siamo resi proprio conto che quella partita lì ci ha portato in una situazione molto difficile e adesso veramente non si può sbagliare niente. Io spero proprio di no, nel senso che spero che abbiamo preso la partita contro la Serbia come esperienza, diciamo, da questo punto di vista, e quindi che ci possa aiutare a cambiare la nostra tensione in aggressività nei confronti dell'avversario e non trovarci in difficoltà come con la Serbia, insomma, che si trasformi. Mai troppo agitata, sono una abbastanza pacata, sono una che parla poco, quindi non è che mi metto a fare chissà quali strane cose, di solito mi studio i fogli del video al massimo, continuo a ripetermi che cosa devo fare. Faccio tutto normale, dormo sempre, cioè non senza problemi, anche alle finali più importanti ho sempre dormito al pomeriggio senza nessun problema, assolutamente. E vedendo queste due partite secondo me si sono visti alcuni, soprattutto con la Serbia, secondo me un po' di lentezza rispetto alle altre squadre. Ieri chiaramente si è visto meno. Io spero che sia perché era la prima partita, perché c'era il problema di atteggiamento, sicuramente lo vedremo nelle prossime partite. È un qualcosa che c'è di più nella squadra, che può essere chiamato atteggiamento, può essere chiamato un suo coraggio, che porta la squadra ad arrivare dove vuole arrivare. Ogni tanto questa cosa secondo me è mancata e negli anni forse si è ripetuta in alcune occasioni. Io l'anno scorso non c'ero, quindi non so nella finale come erano, comunque come hanno giocato le altre partite, se erano aggressive, se non lo erano, purtroppo non l'ho seguite, però secondo me all'Italia manca questo, che magari in altre squadre hanno, ma hanno carenza di giocatrici brave in determinati fondamentali. Alcuni avevano, per dirti, io avevo la mancanza di questo atteggiamento forte che io ho di solito nelle partite importanti, che mi è mancato perché probabilmente pensavo che quella partita fosse la prima di altre 9 che sì, contava, però non come se fosse la partita della vita. Alcune altre ragazze invece hanno al contrario sentito moltissimo la pressione della partita, probabilmente perché magari sì, esatto, e quindi viceversa hanno avuto, però il risultato poi è stato lo stesso, non abbiamo avuto. Sicuramente abbiamo capito che la Serbia è una squadra che potrà andare avanti perché sta giocando molto bene, che è una squadra giovane che mette in difficoltà le grandi squadre come noi e Cuba. Forse a noi non conveniva che vincesse la Serbia, però ci fa pensare che anche Cuba ha dei punti deboli.
perché è una squadra che soffro di meno rispetto per esempio a una Russia. E quindi mi piace giocarmela con loro perché la mettono anche tanto sul piano fisico e emotivo, e quindi è una bella una partita che voglio sempre giocare. Credo che loro, oltre alla difesa, hanno anche un gioco buono, spinto, quindi sicuramente la chiave nostra sarà principalmente la battuta. E poi sono sicura che comunque la nostra squadra, presa com'è anche adesso, magari che non è un momento di forma, è sicuramente ha dei nomi e della tecnica, della tattica migliore alla Turchia. Quindi, mettendoci l'atteggiamento giusto, può diventare una partita a nostro favore. Io all'inizio ho pensato che fosse meglio, perché mi sembrava che si potesse gestire un po' la situazione. Pensandoci bene, ieri ci stavo pensando, forse non è così, nel senso che non ci crea la tensione giusta per dire questa è la partita secca, se la vinco ci sono, se la perdo sono fuori. E questo è il problema, che secondo me non ci siamo resi conto che quella la prima partita, che era la prima e dicevi ce ne abbiamo altre 9 davanti, figuriamoci, era determinante come poteva essere l'entrata in semifinale o la finale stessa. No, lo stesso. No, assolutamente. Beh, sicuramente nel beach non c'è la vera squadra che trovo nell'indoor. Non ci sono... si è in due e non ci sono quei legami che si possono creare in una squadra con 6 o 12 persone. È proprio tutto diverso. In più il beach volley... nel beach volley manca l'organizzazione, diciamo, in generale, si fa un po', è un po' un fai da te il beach volley, io personalmente non sono abituata a organizzarmi, a decidere, a fare, e quindi per me è un problema. Mi sono trovata molte volte spaesata nel beach volley, ma proprio perché non è uno sport che conosco, cioè anche tecnicamente, tatticamente, faccio ancora fatica a capire che cosa faccio bene e che cosa faccio male o cosa dovrei fare per. E quindi mi sentivo spaesata per questo motivo, perché non avevo delle soluzioni immediate al momento. Invece nella pallavolo, visto che ci gioco da anni, mi hanno allenato diversi allenatori, so che se sbaglio un gesto tecnico è perché ho fatto questo. Nel beach volley ancora riferimenti, o comunque ci sono delle persone che mi possono dire guarda, hai sbagliato perché hai fatto così. Nel beach volley sei te, la tua compagna, io ho giocato con persone meno esperte di me, quindi che non mi potevano dare una mano da quel punto di vista, e quindi sicuramente mi sentivo, cioè, nei momenti di difficoltà in particolare, senza via d'uscita. Il problema è che si è in due e la palla la tocchi sempre, e quindi nella pallavolo spesso se in un momento di difficoltà magari il palleggiatore non ti cerca o tu non sei completamente coinvolto nell'azione sempre. Lì purtroppo, se sei in banana, come si dice, devi venirne fuori in tutti i modi nel minor tempo possibile, perché purtroppo la palla arriva sempre a te nel